un nuovo incontro con qualcuno del gruppo e soprattutto una cosa che mi piace tantissimo, con un artigiano. Quindi possiamo sparlare di come si fanno le cose. Salve a tutti. Allora, Fabio alias Valendian Craft, giusto? Io ho sempre paura di pronunciarlo male. E niente, dici tu chi sei? Diciamo, sono un artigiano, mi piace tantissimo costruire varie cose. Sono un po' eclettico, me lo dicono tutti, mi piace fare tante cose. Ma io è da quando praticamente da quando sono bambino, insomma, che costruisco cose. Ho iniziato disegnando, facendo dei disegni, poi sono passato col cartone. Avevo dei bellissimi cartoni con i quali già costruivo delle spade, no? Ma qualunque cosa. Io col cartone ho iniziato a fare catapulte e persino i Beyblade. A scuola cosa? No! I Beyblade appesantiti con del ferro addirittura, che facevamo delle gare e io portavo a scuola ogni volta qualcosa che costruivo, anche roba con la cartapesta, sta roba qui. Poi piano piano sono passato al legno. Prima c'è stato un periodo di fissa nel modellismo, ho fatto qualche aereo e qualche nave di Questa non la legno. sapevo dei modellini. Sì, c'è stato un periodo che ero pazzo del modellismo, prima aerodinamico, poi navale, insomma, sono passato anche a fare delle navi in legno, poche, però qualcosina. Ma per capirci, cioè tipo la nave in legno, quella da mettere nella bottiglia o qualcosa di grosso? Allora, il modello più grande che ho fatto, che ho dovuto fare assieme a mio padre perché era troppo impegnativo, è lungo 1 metro più o meno. Wow, una bella bestia. È una bestia, è radiocomandata. Ci abbiamo Quindi messo pure con tutta la parte meccanica. con la barra, i servi, la parte meccanica per farla andare in acqua. Poi ho fatto un modellino più piccolo da esposizione, però sempre quella sessantina, settantina di centimetri di lunghezza, quindi qualche barca poi. Quindi insomma anche modellismo di una certa stazza, non proprio Non i piccolini, insomma. ho iniziato con le cose piccole, poi piano piano sono andato sempre più in alto, insomma, e da qualche anno poi ho cominciato a fare qualcosa di un po' più serio. Ho iniziato con degli archi in legno di faggio e funzionarono. Poi feci anche delle balestrine, ma cose molto piccole, però cose sempre più solide, diciamo, rispetto a prima. Il disegno l'ho portato avanti anche quello, quindi qualche ritratto. Adesso con quello ho rallentato perché da poco, diciamo, ho iniziato a lavorare con legno in maniera ancora più importante. Infatti da poco mi sto interessando molto al mobilio, ma non al mobilio qualunque, al mobilio del periodo medievale, quindi diciamo dall'anno 1000 in poi. Anche se il mio periodo di interesse è quello del che insomma di cui ci occupiamo noi, quindi fine 1300, quello lì. Che tra l'altro parliamo di un mobilio insomma anche di una certa qualità, perché non stiamo parlando, la dico così alla buona, ma tantissime persone prendono e fanno il mobilio chiodi martello, un po' di lamellare preso al brico e a posto così. Cioè io Così ho visto delle tue opere d'arte. ho iniziato anch'io perché dovevo pure iniziare da un punto di partenza e all'inizio, diciamo, prima che leggi libri o che studi un po', non puoi non prendere il lamellare comunque perché è il legno più disponibile in commercio a basso costo. Ho iniziato con quelli e ultimamente sto sperimentando con tavole più larghe da aggiuntare, quindi da allargare per fare dei veri e propri pannelli, proprio come veniva fatto, diciamo, una volta. E poi sto cercando sempre più di utilizzare utensili manuali,
che il più possibile si avvicinano agli utensili usati nel periodo medievale. Insomma, è un percorso lento e graduale, ancora mi sento ancora all'inizio di questo processo, perché comunque è da poco, da relativamente poco che ho iniziato a fare questi mobili, ma per ora devo dire che le tecniche che sto apprendendo sono molto interessanti e mi soddisfano molto. Ma Andrò quelli avanti. sono meravigliosi perché, vabbè, io ovviamente ti seguo sui social e poi ogni tanto ci vediamo, insomma, ci scambiamo un po' di opinioni. E io sono assolutamente estasiato perché tutte le volte ti vedo con gli scalpelli che crei delle cose meravigliose. Mi ricordo la cassetta porta attrezzi che hai portato a Bracciano, che aveva quelle scanalature dove andavano i setti delle pareti che Sì. erano fatte a fresa per me. Sì, diciamo che la fresa medievale è lo scalpello, o l'ascia per i lavori più grossolani, ma gli scalpelli molto affilati ci si può fare tutto con un po' di abilità e di occhio anche, perché con legno bisogna anche soprattutto tenere conto delle fibre per non rovinare tutto, insomma, quindi bisogna lavorare seguendo una certa logica. Che viene dall'esperienza e anche da molti fallimenti, perché mi è capitato molte volte di dover battere il legno contro fibra e di spaccare tutto. Quindi con l'esperienza si imparano cose sempre diverse, ecco. Sì, quello era Guarda, un esempio, uno dei pochi mobili che posso dire di aver fatto seguendo il più possibile le mie capacità nell'ambito di falegnameria proprio tradizionale. A mano. Quel mobile praticamente l'ho fatto tutto a mano, seguendo quello che so dell'arte, diciamo, del falegname, dagli scalpelli alle pialle per squadrare bene le tavole, alla colla di origine animale da utilizzare con molta velocità per non farla seccare subito, e niente, oli, cere per la finitura. Niente carta vetrata. wow, allora guarda, dopo mi Falso mito. spieghi passo passo tutto quello che hai fatto. Ok. No, ma ti volevo chiedere, prima all'inizio hai detto del controvena, da totale ignorante di falegnameria, che intendi per controvena? E quindi immagino ci sia anche un verso vena, cioè un controvena. Sì. Sì, legno, un pezzo di legno è come se fosse fatto da delle cannucce. Immagina delle cannucce, delle fibre, sono delle fibre come un qualunque materiale fibroso che conosciamo. E queste fibre corrono, hanno un verso, corrono da un lato all'altro della tavola. A volte cambiano addirittura direzione intorno ai nodi, per esempio. E bisogna avere occhio quando si lavora il legno di utilizzare gli utensili lungo fibra per evitare spaccature indesiderate oppure di rovinarlo. Se per esempio si lavora contro fibra, succede questo, che le fibre si spaccano, taglio non segue una linea pulita, ma rovina le fibre sottostanti. Quindi un pezzo di legno va prima letto, citando quello che dice Ezio Zanini, Vidu Quèsla, per chi lo conosce, nel Grande, grande Ezio. D'altronde i suoi libri, che sono molto, molto belli da leggere e interessanti, un pezzo di legno prima va letto, va studiato, bisogna vedere bene le fibre come vanno trattate e poi lavorarci per avere meno lavoro dopo, quindi per dover sgrossare di meno dopo, per doverle rigare meno. Quindi niente, queste sono le fibre del legno più o meno, sono il modo in cui sono fatti. Però mi viene in mente una cosa stupida, no? Come nella cassetta, stavo pensando proprio alla cassetta che hai fatto l'altra volta. Se io comunque devo fare una di quelle scanature verticali e quindi comunque passo attraverso le fibre, diciamo, non vado lungo la direzione fibra, come la faccio? Cioè, faccio tipo prima dei tagli e poi scavo? Allora, il primo passaggio fondamentale è l'affilatura. Gli utensili devono essere molto affilati, come dei rasoi, altrimenti il lavoro è pregiudicato da subito.
Poi per i tagli, innanzitutto devi prendere delle misure con la matita oppure se vuoi, come si faceva una volta, con un coltellino affilato, tracci de delle linee. E poi in quel caso si inizia con uno scalpello di quelli dritti alla matrita, con un mazzuolo, anche se qualcos'altro per battere, e devi tracciare ver verticalmente quelle linee, ma di pochissimo, di neanche 1 mm. Perché devi soltanto tracciare un solco poco profondo. Dopodiché, con sempre lo stesso scalpello, con uno scalpello leggermente curvo, ma non tanto, meglio dritto, fai un taglio orizzontale in modo di andare, faccio vedere qui con la maglietta che è nera, in modo da andare ad incontrare il taglio verticale precedenza per togliere legno. Tu devi procedere in questo modo fino a raggiungere la profondità desiderata. Fai un taglio verticale, sempre più profondo, e un taglio orizzontale per incontrare quel Chi lo punto incontra? di legno. Facendo in questo modo, con molta cautela ovviamente, le fibre non vengono danneggiate, in modo tale da rovinare il lavoro, insomma. Taglio a netto, è trasversale e basta. E procedi così. Fantastico. Per tutti gli scalini, tutti i gradini che si vogliono fare, insomma. Bellissimo. La mia ignoranza in falegnameria è immensa, quindi io avrei Arrivarci. pensato tipo faccio due tagli col frullino e poi scavo. Oggi è molto più veloce, senz'altro. Una volta avrebbero desiderato poterlo fare così velocemente, ma non avevano i mezzi, quindi. Ma io sono rimasto impressionato perché poi vedere gli attrezzi da falegname hanno, come dicevi prima, hanno un filo incredibile, cioè i migliori coltelli proprio. Sì, è necessario perché il filo è tutto. Se l'utensile è affilato si fa meno fatica a spingere nel legno e a ottenere i risultati che si vuole ottenere. E poi dicevi anche il fatto che hai fatto tutta la finitura poi a mano, diciamo, in maniera tradizionale. E com'è la procedura? Cioè, perché io prendo la tavola dalla falegnameria, diciamo, che di solito è un po' sbruzzolosa, non è liscissima. Come la porti poi a finitura con le tue tecniche? Ci sono vari modi di fare questo. Uno dei modi è utilizzare delle pialle sempre più precise, diciamo, per poter levigare la superficie. Infatti ci sono alcune pialle che si chiamano pialle da finitura, che servono proprio a togliere tutti quei segni lasciati da, ad esempio, asce o scalpelli. Quindi servono a levigare ulteriormente la superficie del pezzo. La pialla, secondo me, è l'utensile più corretto per fare la levigatura finale. Dopodiché, bisognerebbe passare tutto il mobile o la tavola con un esempio. Questo. Poi, ovviamente, ogni scuola aveva le sue tecniche. Un esempio può essere utilizzare polvere di pomice, un abrasivo molto mischiato a un olio, per esempio, passato con un panno in modo da chiudere i pori del legno e rendere la superficie ancora più liscia e setata proprio, pronta per poter ricevere una cera o una miscela di cere anche. Delle volte non era una sola cera, ma venivano mischiati vari materiali per avere una finitura particolare. Ogni scuola poi aveva i suoi segreti La e le sua. Questo è un esempio. Con la pialla, oppure c'è anche la rasiera, diciamo, questa cosa della rasiera che è praticamente un rettangolo di ferro, di acciaio, molto affilato, che permette di raschiare proprio la superficie del mondo. O una miscela di cere anche, delle volte non era una sola cera, ma venivano mischiati vari materiali per avere una finitura particolare. Ogni scuola poi aveva i suoi segreti. La Questo sua. è un esempio. Con la pialla, oppure c'è anche la rasiera, diciamo,
questa cosa della rasiera, che è praticamente un rettangolo di ferro, di acciaio molto affilato, che permette di raschiare proprio la superficie del mondo per togliere minuscolissimi trucioli di legno e levigare. Ad ogni modo, nel periodo medievale non abbiamo riscontri di questo utensile. C'è qualcosa di un po' confuso in età romana, e poi lo stesso utensile riappare magicamente, come sempre nelle fonti, diciamo, storiche, nel 700, mi sembra. Quindi nel Medioevo lo si può usare? Non si sa bene come fosse fatto. Per questo forse è meglio utilizzare delle pialle, che sono le più documentate e le più indicate per questo lavoro. Ah, si può fare anche nell'altro modo, insomma. Ma poi mi viene in mente, non ci potrebbe essere una specie di attrezzo con la forma di una pialla, ma con la lama invece che messa inclinata per staccare il truciolo, messa praticamente verticale come quella che dicevi, quindi per fare una specie di rasatura? Ci sono tantissimi tipi di pialle e altre pialle permettono, per esempio, lo scavo di quei gradini di cui parlavamo prima, quindi di fare delle sponde per degli incastri o altre cose. Le pialle da finitura o da sbozzo solitamente hanno un'inclinazione di più o meno 40 gradi, credo. Una cosa del genere, quindi non sono molto verticali perché devono comunque fendere il legno, portare via il truciolo e camminare, andare avanti. Quindi hanno un'inclinazione abbastanza bassa, non particolarmente verticale. Poi ci sono altre pialle molto particolari per ogni utilizzo. Sì, perché poi appunto uno pensando alla pialla da ignorante mi viene sempre in mente quell'immagine della persona che spinge la pialla e se ne va via proprio il ricciolo di legno. Invece magari appunto per fare una finitura simil carta vetrata mi viene in mente più una lama quasi verticale che appunto come dicevi tu raschia la superficie del legno e la rende liscia. No, se proprio si vuole dare una superficie più ruvida, semplicemente si può non usare una pialla da finitura e lasciare il pezzo, il mobile allo stadio di Al sviluppo grezzo, diciamo. grezzo, che va benissimo se il mobile è povero, perché no? No. E poi dicevi, appunto, questi oli magici per la chiusura diciamo, per il tocco finale. Anche perché c'è un po' quello che secondo me è un po' la bestia nera di tutti quelli che vogliono fare dei mobili antichi, che non glielo dai l'impregnante color noce scuro, così il legno diventa più scuro. Diciamo che nel periodo medievale non abbiamo riscontri di pitture o mordenti o impregnanti usati per cambiare il colore del tono del legno, dell'essenza del legno. Quindi quelli non, per i mobili medievali non li uso. Ci sono gli oli, ovviamente, che sono un primo modo di affrontare, diciamo, l'impermeabilità del mobile, della finitura, quindi che lo rende impermeabile. Ma l'olio spesso non basta come finitura da solo, deve essere mescolato a delle cere per poter essere più durevole nel tempo, per poter Quindi quindi creare una patina che duri nel tempo, perché l'olio da solo non basta, a meno che non se ne diano tantissime di mani, ma il processo porta via molto tempo. Quindi ci sono molte ricette per ovviare a questo. che tra l'altro io ho fatto recentemente una scatola in legno per spedire una spada. Vabbè, tutto tranquillo, compro l'olio di lino, bello. Vado al ferramenta, compro l'olio, lo metto e tipo, ma tira cioè ci mette tipo 2 giorni a tirare, cioè si asciuga pianissimo, rimane una puzza d'olio.
L'olio di lino è interessante perché sì, l'odore a me piace molto, l'odore dell'olio di lino, proprio fa sembrare il lavoro qualcosa di vecchio, già una volta steso. vero, è vero. È perché è un olio tradizionale che si è sempre usato dall'antichità, credo. Laddove cresce la pianta del lino, hanno da subito trovato modo di farci l'olio. In ogni modo, sì, l'olio di lino è interessante perché tende ad essiccare, quindi a lasciare una patina plastica che sembra proprio plastica al tatto. Ci mette un po' di giorni e all'inizio è un po' appiccicoso, ma una volta asciutto è molto interessante come patina. Soprattutto l'olio di lino cotto, che è più facile essiccare dell'olio di lino crudo. In poche parole, con la bollitura quest'olio polimerizza più facilmente. Nel senso che si asciuga prima, ci mette molto, molto prima ad asciugare rispetto a quello crudo. Quello crudo si secca, ma ci vuole molto più tempo rispetto all'olio crudo. E sì, questo è un olio che utilizzo spesso perché è molto versatile e si presenta bene poi, anche nei sensi, diciamo, oltre all'estetica, anche un buon profumo di buon mobile vecchio. Esatto, cioè io quando l'ho stappato ho detto tipo, sai quegli antiquari per i mobili vecchi, no? Niente, wow, c'è questo odore. E però parlavi anche della colla animale, che sia un'altra cosa che mi incuriosisce, perché io in realtà faccio un mea culpa, ho comprato della colla di tendine di coniglio. Ed è tipo lì sullo scaffale e non l'ho mai usata. Come hai approcciato le colle naturali? Diciamo che le colle animali sono uscite le colle sintetiche, quindi tutte le colle animali, diciamo, non vengono più usate per questo motivo qui, ma dai primi del Novecento fino alle prime memorie dell'uomo veniva usata colla prodotta con, diciamo, materiali naturali. Di origine animale soprattutto. Niente, come è iniziato? Ho detto, da qualche parte la venderanno una colla d'ossa, una colla di coniglio per poter fare delle repliche più fedeli. E ancora la vendono in negozi di restauro, in negozi d'arte particolarmente forniti. Ora si trova questa colla, così ho detto proviamola. L'ho provata e è incredibile, è tutto un altro mondo, devo dire. La colla che utilizzo io per i mobili, che è colla d'ossa, penso che è fortissima. Una volta seccata diventa parte del legno e non si scolda più. Ma Piuttosto il pezzo si rompe in un altro punto. Dove è stato in P? no, ti voglio chiedere, ma come funziona? Cioè, tu compri quello che ho comprato io di coniglio è tipo una polverina in grani. Come funziona? Cioè, la devi tipo allungare? Allora, la colla, quella che si compra oggi, si presenta in scagliette o in piccole perline solide, dure. Per utilizzare la colla bisogna metterla nell'acqua, non in tanta acqua, deve essere appena appena per coprire il livello della colla, insomma. Fatta stare lì per un paio d'orette, forse anche meno, che questa colla risucchia l'acqua come una spugna. Una volta risucchiata quest'acqua, la colla si non direttamente sul fuoco, ma dentro un contenitore d'acqua, perché la colla non deve bollire. Se bolle, Diciamo a perde. bagnomaria. Se bolle, la colla perde le sue qualità. Deve essere scaldata lentamente e a bagnomaria. Potrà essere usata. Una volta liquida, poi la consistenza la si decide in base a cosa bisogna fare. Si può allungare con l'acqua per farla più fluida, o si può usare molto densa. E niente, una volta
sciolta va applicata rapidamente, altrimenti col passare dei minuti perde la sua adesività con attacca, quindi la usata molto rapidamente. E per i tempi di essiccatura da qualche ora a un giorno circa, dopodiché è un blocco di Solido. molto solido, sì, assolutamente. È Fantastico. Poi un'ottima colla, è un po' rognosa da usare, ma è ottima. Scusa, vai avanti. No, poi mi dicevano il fatto che in un'altra intervista parlavo con un ragazzo che fa balestre e mi diceva che questa colla di solito poi si tende un po' a ritirarsi quando si asciuga, quindi proprio te lo tira il legno, cioè se due parti proprio le forza vicine. È vero, questa cosa l'ho riscontrata anch'io. Quando è calda ha un certo volume, ma da asciutta tende a morsettare il legno perché si ritira e quindi fa ancora più presa perché ovviamente tiene forte il legno con la sua presa. È vero, questa cosa l'ho notata anch'io ed è fantastico perché se ci sono anche delle piccole, piccolissime fessure, la colla da asciutta le ricopre. Ci vedo. Beh, allora io dopo però questo bellissimo entourage sulla colla, no, ti volevo portare su quelle che sono le tue ultime creazioni, diciamo, la tua nuova linea, perché sicuramente il mobilio fantastico, ripeto, hai fatto dei bauli, delle ceste fantastiche, però le spade. Ah, le spade, bell'argomento. Niente, da un bel po' d'anni volevo provare a costruire una spada di legno che non sembrasse una spada di compensato per i bambini, ma che fosse qualcosa di utilizzabile in allenamenti o in un contatto leggero. Quindi un'arma già un simulacro da allenamento decente. E ho fatto dei test e sono riuscito ad ottenere un'interessante linea di spade fatte in legno di faggio che rappresentano abbastanza bene la dinamica, il bilanciamento, la dinamica di una spada vera, diciamo affilata o ben bilanciata, ben fatta. Sono armi molto leggere in confronto ovviamente a una spada vera. Però hanno un'ottima linea, devo dire, una linea abbastanza fedele, quindi tutta la profilatura elegante e il bilanciamento lo mantengono, e sono buone anche per fare sparring. Ultimamente parlavo con un paio di ragazzi che hanno acquistato un paio di spade e hanno detto che ci hanno fatto un allenamento abbastanza rapido, usando anche un po' di forza. Hanno letto bene. Quindi, diciamo sì, sono riuscito a fare queste spade che peraltro consiglio, diciamo, al perfetto neofita, a chi non ha abbastanza fondi per poter comprare una spada all'inizio, ma magari vuole provare a fare scherma. Guarda, io poi devo dire, io le sto un po' consigliando in giro le tue spade, anche perché al di fuori del neofita, al di fuori di ovviamente chi si avvicina alla scherma storica, eccetera, secondo me sono anche ottime anche per chi ce l'ha le spade, nel senso, vabbè, io non faccio testo con le spade, perché ovviamente ci sono sempre un paio in macchia, ma per Ah, questioni di lavoro. lo fai vero. Però il fatto di avere una spada di legno del genere, che è prima di tutto esteticamente fantastiche, sono veramente bellissime e sono resistenti, vuol dire che se io voglio andare a farmi un allenamento al parco con un amico, non devo stare con la paranoia, oddio, aspetta, devo prendere la spada, devo mettere nella valigetta con la combinazione nel portabagagli, cioè quelle le prendi, le butti sul sedile e vai. Punto molto valido, infatti sono innocue perché sono repliche in legno, quindi equiparabili a un bastone o a qualunque cosa che non sia pericolosa o che non sia considerata arma. E poi
Volevo dire, ah, sono perfettamente utilizzabili in eventi, che una spada di legno, che no, può essere un ausilio a un addestramento, dove non si vuole usare una spada, vera o una qualunque altro tipo di arma per fare pratica, si può usare un simulacro in legno, che comunque perché no, il legno era, diciamo, il materiale base della società medievale, quindi ci si poteva fare anche dei simulacri di armi. Hanno molti vantaggi, sono molto meno pericolose, più innocue di armi in acciaio, anche se ti prendono al massimo ti ritrovi con un livido, ma è tutta salute buona, insomma. Beh, quanto tieni alto il filo della lama, più o meno? Allora, il filo più o meno sta sui 5 mm. Quindi è anche mo molto tranquillo quando ti arriva addosso, diciamo, in caso ti colpisce. Sì, e poi ha un profilo arrotondato, non è squadrato, quindi non ha degli spigoli, anche per facilitare il contatto, diciamo, delle lame. La sezione è al centro, invece, la linea base, parlo, è sul centimetro. Perché dico linea base? Perché ultimamente sto sperimentando, per ovviare al problema del peso troppo esiguo, ci parliamo di 3-4 etti a spada, sto testando un prototipo fatto in rovere, che è un tipo di quercia, invece del solito centimetro al forte come sezione, sto usando 1,5 cm. E lo spessore si assottiglia man mano che si va verso la punta, quindi è un'arma ancora più complessa, ma è anche più pesante della linea base. Quindi sto cercando di fare una spada che mantenga la linea elegante diciamo, delle spade vere, diciamo, chiamiamole vere, però dando anche un po' più di peso all'oggetto d'allenamento, no, perché può essere più soddisfacente avere un oggetto che pesa piuttosto che maneggiare una piuma, ecco. Quello è un po' di lavoro in più, perché soprattutto sul legno ho dovuto usare una pialla e mettermi lì a togliere materiale per fare un assottigliamento uniforme proprio. E niente, è quasi finita questa spada e verrà testata diciamo, dai praticanti dei Guardiani del Cervo, quindi ai cavalieri del nostro gruppo che la Dobbiamo assolutamente fare tipo un video di testing, perché ti ho detto, mi ha emozionato il fatto che c'abbia il distance taper, mi ha veramente emozionato. No, comunque sono veramente perché veramente belle. guarda, ne ho una qui, se può interessare. Questa è una delle ultime che ho fatto. La metto di qua. È un semplice stocco con l'erto dritto e il pomolo a disco, diciamo. Niente di particolarmente complicato, insomma. L'elsa a sezione ottagonale Bella. e il pomolo c'ha un ribattino finto. Cioè, è bello perché hai riprodotto anche la ribattinatura del pin dietro, cioè una cura dei dettagli bellissima. Ha delle curve qua, delle parti sbasate tipiche di alcuni pomoli. L'elso è più sottile qui, l'elso, l'impugnatura è più sottile qui e qui che al centro, e è abbastanza tondo. E la lama, niente, è una lama di tipologia 15, quindi è un triangolo che va a finire. Stoccata, wow. Niente. Mano a mano che sto facendo queste spade aumentano anche i dettagli, perché al momento sto lavorando su else di tipo castiglione, no? Quelle con i pallini e l'estremità. Sto lavorando su dei pomoli a coda di pesce e a forma di pera. Quindi mano a mano magari che ne faccio altre, chissà, potrò lavorare molto sui dettagli per realizzare armi sempre più carine, più Ma guarda, carizzata. secondo me è veramente un'ottima idea, perché poi vai a intercettare
Il metro di paragone che ho in mente sono sempre quelle orride spade di nylon o plastiche varie che spesso si utilizzano in giro per fare, ecco, appunto un po' di allenamento per chi sta entrando in sala e gli arrivi con questa cosa di plastica che a parte di una bruttezza agghiacciante, ma poi puoi usare soltanto in EMA, non te la puoi portare a rievocazione, come dici giustamente, perché c'hai questa cosa di plastica. Quello è lo svantaggio più grande, ossia che loro utilizzo è destinato alla palestra, perché è un materiale sintetico. La cosa bella di questo è che puoi portarlo in eventi medievali, insomma, di rievocazione storica o anche in altri casi in cui è richiesta una certa fedeltà. Però devo dire sulle spade di nylon che sì, sono abbastanza brutte, però sono quasi indistruttibili, nel senso che sono costruite per reggere una battaglia, diciamo. Non si spaccano facilmente. Queste qui poi non è detto, insomma, che non si rompano. Quindi ci sono comunque dei vantaggi e degli svantaggi. Magari le armi in nylon sono un pochino sbilanciate, non tutte, ma alcune sono sbilanciate o troppo pesanti, però sono molto resistenti. Queste, al contrario, sono un po' più leggere e bilanciate, diciamo che somigliano di più a delle spade, come possiamo trovarle in un museo o fatte dai migliori fabbri, però hanno il difetto che, essendo di legno, non saranno mai indistruttibili come il nylon o una plastica più dura. Quindi diciamo che anche qui bisogna cercare un compromesso tra quello che si vuole utilizzare. Però guarda, io dico anche una cosa, un fattore secondo me non da trascurare, ovviamente come dici tu, giustamente hanno una resistenza diversa, il nylon ha tutto un altro, ha tutta un'altra possibilità di durevolezza, eccetera, eccetera. Però mi viene anche da dire che c'è un fattore estetico da una parte e pratico dall'altra che quelli di nylon non hanno. Perché tu comunque hai curato molto nel dettaglio la forma dell'elso, il pomolo, il manico che comunque ha una sezione che cambia, barilata, eccetera. Non stai parlando di, perdonami se me la prendo sempre con loro, con un pezzo di Certo. plastica con una forma abbastanza volemosa e bene. Cioè qui stiamo parlando anche di un gusto estetico di un certo livello. Beh, sì, il gusto estetico è importante, soprattutto parlando di spade, perché molto dell'estetica che c'è dietro una spada viene nel nylon o una plastica più dura. Quindi diciamo che anche qui bisogna cercare un compromesso tra quello che si vuole utilizzare. Però guarda, io dico anche una cosa, un fattore secondo me non da trascurare, ovviamente come dici tu, giustamente hanno una resistenza diversa, il nylon ha tutto un altro, ha tutta un'altra possibilità di durevolezza, eccetera, eccetera. Però mi viene anche da dire che c'è un fattore estetico da una parte e pratico dall'altra che quelli di nylon non hanno. Perché tu comunque hai curato molto nel dettaglio la forma dell'elso, il pomolo, il manico che comunque ha una sezione che cambia, barilata, eccetera. Non stai parlando di, perdonami se me la prendo sempre con loro, con un pezzo di Certo. plastica con una forma abbastanza volemosa e bene. Cioè qui stiamo parlando anche di un gusto estetico di un certo livello. Beh, sì, il gusto estetico è importante, soprattutto parlando di spade, perché molto dell'estetica che c'è dietro una spada viene anche aperta in efficacia pratica anche. Quindi diceva un mio caro amico esperto di armi bianche medievali che la forma dell'arma stessa influisce molto sul peso, sul bilanciamento e sul modo in cui la massa è distribuita, la sua struttura. È anche bene utilizzare delle repliche fedeli, no, che devono essere affilate ovviamente, però che mantengano il peso, il bilanciamento e altri parametri di una spada di qualità.
cosa che si può fare con oggetti artigianali come questi, cosa che invece non si può fare nel caso di spade commerciali, fatte in serie come possono essere quelle di nylon o altre. Quindi sì, e inoltre se funzionerà il prototipo in quercia, in rovere, sarà più pesante e più queste. Si potrà pensare di farne molte di più, magari, anche per provare un contatto più pesante, insomma, necessariamente. Tra l'altro, in fondo lì alla stanza ne vedo altre due pronte. Sono lì in mezzo a una collezione di spade. Vedo due dei tuoi prodotti. Sì, ci sono due spade già cerate. E niente, sono in attesa di essere portate a una esposizione domani. Ce ne sono altre sei in lavorazione quasi finita. Sì, andiamo a vedere una. Sì, dai, dai, facci vedere, sono curioso. Che anche qui vedo un po' più di dettaglio, vedi la elsa diversa, anche il pomo è quadrato, quadrato ma attornito. E il pomo com'è? È uno di quelli quadrati ma con la parte tonda dentro? O no, è tondo? Disco, ma il ribattino è molto più, come si vede, molto più piccolo. Bello. E l'Elsa non segue nessun modello storico, questa è una interpretazione molto fantaghirosa con queste due scanalature all'estremità. E la seconda invece fa un po' agli stocchi metà e fine 300 con l'elsa con le punte verso il basso e il solito pomo a disco. Queste sono già per le vendute. Beh, allora, qui dobbiamo organizzarci, dobbiamo iniziare a fare qualche fiera insieme, allora. Assolutamente, sì, possiamo anche mettere a confronto, diciamo, delle armi in acciaio, delle spade in acciaio con altri da pratica. Sarebbe anche carino magari offrire come servizio chi vuole comprare la spada in acciaio da pratica. E poi alla copia in legno per esercitarsi. Pacchetto unico, si fa l'offerta. Dai, carina, carina come idea, questa mi piace. Poi, se c'è una spada particolarmente interessante, la si può replicare in legno per vedere un po' cosa si ottiene, insomma, e provare quella di legno e se ci piace andare con quella d'acciaio anche. Carino, eh? Ma anche pensa che bello la stessa versione si trova la replica con le stesse misure, le stesse dimensioni in legno e quando si vuole esercitare ha la stessa forma del manico, la stessa lunghezza, eccetera. Questa è una bella idea, questa mi piace. Lavorare. Per fare una spada come queste qui che ci hai fatto vedere adesso, più o meno, quanto ci vuole di tempo? Ah, per fare una spada circa 4-5 giorni, ma se se ne fanno 6 in serie con una settimana si può ottimizzare il lavoro. Ovviamente mi ammortizzi, fai tipo tutti i pomi un giorno, tutte varamani. Le lame, tutti quanti le elze, i pomoli, preparo tutto e poi assemblo e Io adesso non so se posso chiedertela questa perché è un po' un segreto del mestiere, quindi puoi non rispondermi. Come hai risolto quello che è il problema di tutte le spade che noi spadai ci distruggiamo tutte le volte? La parte che finisce la lama e inizia tutta la parte dell'elso? Come fai a farlo resistente? forte, intendi? Il forte, no? Dove finisce il forte ed entra, diciamo, dentro l'elsa. Beh,
si fa una mortasa, ossia un foro praticamente, no? Nell'elso il più stretto possibile, in modo che poi si incastri il ponte della lama. Io ci metto anche un po' di colla, perché in modo che non parta l'elso ma rimanga in posizione. E no, niente, non c'è nessun segreto, basta fare il stretto e che non si muova già senza colla, e una volta incollato diventa veramente un blocco unico. Essendo legno su legno, non c'è questo problema sulle spade di legno, non tanto quanto sulle spade in acciaio, immagino. Sulle spade in acciaio, castrare l'elso, diciamo, su insieme alla lama deve essere un bel lavoro. È la muerte. quello è uno dei punti principali dove si vede la bravura di un spadaio, insomma. Quanto precisamente fa la mortassa, lo scasso dell'elso. Quella è la... guarda, devo ammettere che uno dei delle parti peggiori da fare è in cui hai sempre ansia. Noi ultimamente lo stiamo facendo a caldo, quindi arroventiamo praticamente l'elsa e la battiamo con estrema violenza praticamente sulla lama, sul codolo, e praticamente la lama crea proprio il suo incavo con la stessa misura, poi si rifinisce un po' lì, ma... Stando caldo l'acciaio si crea da solo il inserto, diciamo, modella. Esatto. E questo penso che sia, non sono profano dell'arte spadara, ma credo che questo sia il modo più sicuro, più solido per ottenere questa solidità. Devo dire che poi c'è sempre quasi sempre da rimetterci mano, perché poi una volta pulito tutto eccetera combaciano perfettamente i pezzi, però spesso hai nella parte dietro, diciamo verso il manico, che c'è sempre un po' di gap, allora ci vai lì col cesello, ribatti piano piano e prende, fai un po' chiudere la parte dell'elsa in maniera che si aggrappa ancora di più sul codolo. Sì. Oppure si potrebbe lavorare col martello per schiacciare l'elso intorno alla lama, come se fosse un panino, un sandwich. Se l'elsa è caldo. Allora, l'abbiamo fatto, ma non funziona. Abbiamo visto un fabbro che lo faceva e sembrava che funzionicchiava, ma con la pressa. Lo mettevi sotto la pressa, mentre la pressa andava lì e proprio faceva aderire tantissimo i due lati, diciamo, dell'elsa. Però era l'unica, col martello se lo fai, praticamente schiaccia una parte, allarga l'altra e viceversa, quindi man mano che lo fai in realtà allarghi il buco invece di stringerlo. Beh, immagino che poi con le parate, le botte, gli urti, se non fatto bene questo lavoro, l'elsa comincia a ballare. A ballicchiare, quindi di mettere proprio lì col cesellino e chiuderlo. Perlomeno questo è il metodo che abbiamo trovato adesso. Credo che ognuno abbia poi la sua ricetta mistica per... Ho delle tecniche fabbrili molto segrete anche, che funzionano. Con legno devo dire che questo problema non si presenta, ma anche perché la lama è larga un centimetro, quindi non c'è tutto questo gioco. E invece per esempio i pomoli come li fai? Perché ho visto sono perfettamente tordi, quindi immagino al tornio da profano. Allora, i torni sono parte unica con la lama, per non farli staccare con una botta, sono parte integrante della lama e sono modellati a raspa, mano. Wow! Sì, ultimamente sono diventato il Rasp Master, perché... Rasp Master è brutta però, eh? Rasp Master... Però sì. Diciamo che, parlando di filologicità storica tradizionale, le raspe vengono dopo, che viene dopo il Medioevo. Diciamo che un lavoro fatto fedelmente con l'epoca andrebbe fatto con gli scalpelli, la punta di un coltello da intaglio. Con le sculture, insomma, la raspa non è un documento.
aumentato. Infatti, se armi ora come ora, diciamo, la fattura fatte così. Tra l'altro, originali. Ma tra l'altro, come fai? Perché ok, la raspa, però cioè, è comunque un soldo di rotazione il pomello. Quindi, che fai? Tipo, ti segni sopra e sotto dove deve andare la scanatura della raspa e poi te la fai a mano, oppure lo giri, che ne so, con un trapano? No, lavoro a occhio normalmente. Diciamo che prima lavoro con una raspa piatta, uh-huh, e creo una specie di cono tronco, e poi dove c'è questa scalanatura, fa questa curva, utilizzo una raspa a lama curva, permette di scavare di più al centro e lasciare le estremità stanno. Complimenti, che sono perfetti, sembrano veramente fatti al tornio. Ammazza, cioè. Ah, io con la raspa ci ho fatto la piana balestra una volta, cioè mi sono dovuto far entrare col sudore sulla fronte. Dice, ormai hai sei diventato tu la CNC. capito, ormai la raspa è parte integrante di me. È un arto extra. È una prolunga della mano. Esatto. Dai, fantastico. Io, guarda, io sono soddisfatto. Non so se vuoi dire qualche altra cosa. Ci sarebbe tantissimo da dire, però in una intervista può essere palloso. Dai, allora facciamo così, ne facciamo un'altra e scaviamo nello specifico. Dico solo una cosa, che se si è interessati a praticare o comunque imparare qualcosa sulla falegna media medievale, il metodo migliore è sempre studiare da libri scritti da persone competenti in materia, oppure direttamente farsi delle ricerche, diciamo, di materiali archeologici, manoscritti, statue, dipinti, perché danno una grande idea quello che si usava effettivamente. Poi dipende, perché c'è periodo e periodo, c'è tutta una evoluzione, quindi niente, tutto qui. Allora, guarda, ti dico due cose su questo. L'una è la Sara Vidus, non so se hai visto la chiacchierata che abbiamo fatto con lei, che ci siamo lasciati, che sta facendo una ricerca proprio sul mobilio di fine 300, e probabilmente faremo poi un video anche con lei proprio sul mobilio, quindi se volete sentirvi, io faccio da tramite, che visto che siete tutte e due nel settore, lato archeologia da una parte, lato artigianato dall'altra, e poi se ti viene in mente così un bel libro da consigliare. Allora, sul mobilio medievale posso assolutamente consigliarvi i libri di Ezio Zanini, che su Facebook lo troverete come Vidu Questla. Qui credo che sia il falegname più competente in materia, a livello addirittura europeo. Posso consigliare i suoi libri, L'arte del legno fra Medioevo e Rinascimento, che parla proprio, diciamo, i procedimenti nelle botteghe di artigiani medievali, ovviamente tutto rigorosamente documentato da fonti e esperienze personali. L'altro era Gli strumenti della civiltà del legno, quindi è un trattato sugli strumenti utilizzati dal falegname medievale in uso delle botteghe. Poi ce n'è un altro che non parla proprio nello specifico di mobilio, ma è un altro fattore molto interessante, ossia come si trovava il legno la società medievale, quindi dal riconoscimento al taglio nei boschi al trasporto sull'acqua per farlo arrivare poi alla segheria, dove veniva raffinato per l'utilizzo. Questo libro si chiama, se non sbaglio, La preziosa concessione, e tutti e tre questi libri fanno parte di una collana Living History, sono in formato ebook, e li consiglio perché sono scritti da una persona competente e soprattutto che fa riferimento a
archeologiche storiche, quindi insomma prende direttamente da materiale diretto, documentabile lasciato dai nostri antenati, insomma, quindi sono ottimi libri tutti e tre. Mitico, così non, è, no, non sono i classici libri soltanto parlando, ma con un po' di fonte storica dietro. Sì, assolutamente, c'è molto di quello in ciascuno di essi. Altri non me ne vengono in mente, anche perché, lo ammetto, non è che leggo tanto, io purtroppo. Deve interessarmi molto. Deve conquistarti. Per ora questi tre. Comunque già sono un ottimo bagaglio di conoscenze. Carissimo, allora io ti saluterei, però ci lasciamo con un arrivederci, perché prima cosa mi devi far vedere questa nuova spada addirittura con il distance taper, e ti voglio di nuovo intervistare, così parliamo, andiamo a fondo nell'arte del legno. Ok, io ringrazio te per il tempo e l'intervista. Mi ha fatto molto piacere, non vedo l'ora di sentirti, trattando un altro argomento. Vi siamo. Magari parliamo anche di archi, che io sono sempre interessato alle tue creazioni, anche se ormai ti sei dato alle spalle, gli archi mi sa che sono un po' acqua passata. No, gli archi sono abbastanza rimasti indietro, sì, anche perché sono, diciamo, delle improvvisazioni, ecco, non fanno capo a nessuna ricerca particolare, sono degli archi generici. Diciamo che non sono esperto in archi tanto quanto magari in altre cose. Esperto poi è un parolone, insomma. Ma se poi li posso introdurre comunque, almeno quelli che ho fatto. Dai, ci facciamo una chiacchierata anche sugli archi, perché no? Va bene. Grazie ancora. Carissimo.